americani un po' strano, però ci sono dei professori che sono orgogliosi della loro professione e poi vi dirò, lo studente non è sempre così, è colui che studia. Ecco, vedete, ci sono più tipi di classi. La professoressa ha insegnato alle materne, alle elementari, a parte i primi giorni che si piange perché si cambia ambiente, e poi delle volte si piange quando non si può andare a scuola. Voi siete continuando al superiore, voi sapete che delle volte si piange quando si deve andare a scuola. E allora voi capite che da una parte noi insegnanti vuol dire che facciamo bene il nostro lavoro nello scoraggiare i studenti, nel disamorarli, va bene, però vuol dire significa anche che ci sono delle cose da cambiare, e questo è, come dire, l'idea che sta sotto a questo processo. Lorenzo ha superato la prova. Chi è che conosce un po' di tedesco? Io. Ecco, cosa c'è scritto? Come tenete la vostra scuola svegli? Come fai a tenere i tuoi studenti svegli? E dopo se c'è sotto una frase in inglese, nessuna scuola può essere migliore dei propri insegnanti. Ecco, questo è il negativo, no? Che adesso mi dico, non è esagerato, perché oltre, come dire, no, a trovare la droga, a giocare con i giochini, si dorme anche in certe scuole. Va bene, ma scherzo. E quindi, adesso vedremo qualcosa nel profilo. Intanto ci sono delle novità a livello internazionale, per esempio il rapporto Rocard e dei libri che sono usciti. Sull'apprendimento di simile adesso vi dirò. E questo era un politico ancora importante, e ha scritto, come dire, cioè, raccomanda una pratica nell'insegnamento, e la questione è come mai i politici, come dire, responsabili sentono il bisogno di cambiare istruzioni. Perché c'è qualcosa che non funziona. E specie per le materie scientifiche raccomandano di usare l'Inquire Method. Ok, questo è un libro che ha studiato tantissimi casi negli Stati Uniti, che cosa fanno di buono i bravi insegnanti. Va bene? E ci sono delle come dire, cose che fanno in comune tutti questi insegnanti. Va bene? Per esempio, vedremo, si aspettano molto dai loro studenti. Va bene? Credono che i loro studenti possano diventare bravissimi. Lorenzo, se io dicessi a lei, o a te, il primo giorno di università, se ci credi a quella colonna, chiedi di spostarsi, ci passo io, sposto. Cosa pensi? Cosa pensi? Questo si è fatto uno spinello questa. No, non è vero. 3 anni fa il rettore di Stanford è stato a Roma e l'ha intervistato, e lui ha detto: noi cerchiamo di far passare il messaggio che Stanford è la seconda università più prestigiosa del mondo, cerchiamo di far passare ai nostri studenti il messaggio che loro possono cambiare il mondo. Dove è nato Google? A Stanford. Dove è nato Yahoo? A Stanford. Dove è la sede di Apple? 20 km da Stanford. Questo è uno studio, direi, enorme, nel senso che per 22 anni questa persona ha studiato, come dire, le pubblicazioni che riguardano il miglioramento della didattica, adesso non ve la faccio lunga, un numero enorme di studenti, dopo noi diciamo, ma sì, noi siamo un po' diversi perché abbiamo un'altra filosofia, un'altra mentalità, però riguarda oltre 200 milioni di persone, per cui il giusto, buono,
che se si fa all'interno del gruppo andiamo oltre uno. Lavoro di gruppo, no, questo è lavoro di gruppo. Insegnamento reciproco, questo è eccezionale. Apro parentesi, questo viene usato nel corso di fisica all'Università di Harvard. Se voi guardate a Eric Mazur, che è un professore di fisica, lui ha scritto anche Peer Learning e usa questo sistema. Il metodo efficace essenzialmente è quello che io cerco di, come dire, di portare sia con i miei studenti, se qualcuno di voi dovesse venire anche, vi farò divertire con i problemi, lavoro. Riassunti devono lavorare con gli studenti. Lorenzo, giusto perché tu sei vicino, questo è un problema interessante. Questo è un problema interessante, però non sappiamo come si risolve. Va bene? God bless you. Dico in inglese perché Dio benedica, mi dice, come si dice. Questo problema è stato usato alla Carnegie University. L'università che questo scozzese che è andato negli Stati Uniti senza neanche le scarpe è diventato ultra ricco e ha messo un sacco di soldi tra i quali anche l'università. L'hanno studiato per 17 anni questo problema ed è stato l'inizio, la nascita della cosiddetta intelligenza artificiale che non è usata neanche da nessun parte. Va bene? Il punto non è risolvere i problemi perché non risolvere tutti in genere. Quello che non si dovrebbe fare l'insegnante, a me mi hanno insegnato così, dice questo problema, fai in questa maniera, alla fine del capitolo sono stessi problemi con i dati diversi, e vabbè, se fai quello devo dire se c'è bene, non è quello. Questo voi non dice niente, a qualcuno dei colleghi importante, è uno degli architetti del programma PISA, no, programma, dello studio PISA, Program for International Student Assessment. I nostri politici pagano, tutto il mondo viene fatto in moltissimi paesi, ecco, e lui dice che le abilità importanti sempre più in futuro saranno persone che hanno abilità a risolvere problemi, che sono efficaci nella comunicazione e hanno, come dire, facilità, capacità di essere creativi. Ed è il vostro futuro. Questo è il progetto Profile. Profile è un acronimo. Okay. Questi sono i paesi coinvolti. Vedete, ci sono 21 paesi, per cui sono 22 università praticamente. Questo qua sotto piccolino di Israele, sono tutti i paesi europei, e c'è la Chiesa. Il professor Holbrook è l'ultimo presidente, praticamente questa è un'associazione di insegnanti di scienze internazionali. In Italia Profile è in queste città, per esempio a Fabriano, domani andremo lì, ci sono 4-5 scuole, va bene, ci sono parecchie persone coinvolte, ci sono anche qua a Perugia e in Piemonte. Questa adesso non la faccio lunga, è necessario un cambiamento. Questo è un ricercatore in didattica. Dicevo, 30 anni che insegno e faccio ricerca e ho capito che se faccio le stesse cose è difficile che ottengo risultati diversi. Questo è Einstein. Dice, è stupido continuare a fare le stesse cose e sperare di ottenere risultati diversi, va bene? Bisogna cambiare. Allora, adesso due parole, ho visto quanto sono fatti. Ho dopo preparato. Allora, Profiles, la è un acronimo, la P si riferisce a professionale, la professionale. Noi siamo così ingenui da pensare che sono gli insegnanti, e soltanto gli insegnanti che fanno la differenza.
oggi quando andate a casa dite: ma lo sai Paolo che forse non abbiamo ancora ringraziato i nostri insegnanti, perché ho capito che mi hanno insegnato delle cose nuove. Io non mi offendete, vi dico una cosa, perché sono stato anche dall'altra parte, cioè al vostro posto, sono stato studente, ho avuto insegnanti che non mi hanno insegnato nulla, va bene? E come diceva quella canzone di chi era Lina, di un morto di spazio, e te lo porto dentro, bella? Chi è che non ha di grazie? Era la nostra chiesa. E te lo porti dentro, quel vecchio professore, o Santa Madonna, ma come si fa, ragazzi, un po' di cultura, di studio, che ti ha rubato il tempo con la sua vita, io questa la dico ai miei studenti, per favore non fate così, non rubate il tempo, bene? Io sono uno che faccio finta di crederci, di avere entusiasmo. Mi dicevo, veramente, ma non lo dico per offendere o per dire, è così, ieri eravamo a San Severino, dei studenti che hanno fatto dei siti per delle aziende, uno studente non è in grado di fare un sito a quel livello, a un livello professionale, hanno vinto anche dei premi, capito? E grazie ai loro professori, cioè li hanno portati a camminare nella società per il loro futuro, e hanno fatto anche altre cose tecniche, per esempio gli studenti passano davanti ai detettori in tempo reale, va al computer, quando non passa viene riconosciuto come un invece, per cui da casa un posto si può sapere quanto sta dentro, beh, non si può sapere se tutto, ma va bene, però, capito? E l'hanno fatto gli studenti. E qualche dopo azienda così ha chiesto, dice, ma non ce ne fa più uno per noi. Vuol dire, sono stupidaggini da un certo punto di vista, però è fondamentale questo. Con gli studenti si possono fare delle cose importanti. Negli Stati Uniti, per esempio, intorno dell'area dove c'è del MIT, hanno calcolato che che potrebbe essere la 53esima potenza economica al mondo. Professori e studenti che mettono in pratica delle idee, che sono università da Nepone, anche lì ci sono. Per cui i professori sono importanti, fondamentali. Questo basterebbe da solo, come dire, giustifica tutto il progetto, e all'interno di questo progetto COFAIS noi cerchiamo di formare gli insegnanti con uno sviluppo professionale continuo, cioè formare, perché si parla di formazione, vogliamo sapere, ma i nostri insegnanti e i dirigenti lo sanno, però dopo la guerra mari di soldi sono andati alle scuole per formare, riformare, cioè dei corsi di aggiornamento che purtroppo molto spesso insegnano. Invece all'interno di questo progetto abbiamo ottenuto delle cose importanti. Questo si riferisce alla riflessione, cioè a dire gli insegnanti dovrebbero riflettere su quello che fanno, come anche gli studenti dovrebbero ripensare, no? Alla lezione, a quello che è successo al pomeriggio, perché non è che diventa una suonata la campana se adesso incomincia a vivere, no, fa parte sempre tutto della vita, va bene? Ecco, noi puntiamo non solo a formare studenti che magari sanno risolvere un limite, ma che hanno anche capacità di interagire con gli altri, di comunicare, saper fare una presentazione, per esempio, da qualche parte all'elementare, probabilmente un qualsiasi. Perché sempre, l'ha detto quel signore all'inizio, no? È fondamentale saper comunicare in modo efficace, e la scuola dovrebbe insegnare anche a questo, va bene? Saper stare con gli altri, capacità di leadership, accettare gli altri per quello che sono, magari avete lavorato in gruppo, no? Adesso non si sente nessuno di più, no? E delle volte un anno, no? Almeno un po' di anni fa mi dicevano, se c'erano due studenti maschi e una studentessa, si diceva tu sta zitta che anche vicino. Adesso invece mi ha detto che si sono due studentesse, uno studente mi ha detto, cioè, adesso sono le studentesse che dicono tu sta zitta che anche vicino. Cambio di tempo.
gli studenti. Gli studenti sono coinvolti in questo. L'insegnamento è centrato sullo studente, lo studente viene attivamente coinvolto, perché mi vedo, perché ho messo quella tazza che era spiritosa, perché non c'è possibilità di dormire se gli studenti sono coinvolti così. Naturalmente sono attività finalizzate all'apprendimento e lo studente deve anche essere in grado di argomentare, motivare, come dire, convincere qualcun altro che la sua idea è giusta. E questo è fondamentale. Voi capite che per questo è necessario che collaborino anche gli insegnanti, che ne so, di filosofia, di storia, di italiano, e poi vedrete la professoressa Ambrosi che non so se fatto dei lavori, lo conoscete, dei lavori fantastici, questo perché è veramente la strada, come dire, importante. E poi misuriamo in modo scientifico i miglioramenti dello studente, va bene? Finalizzati a quello che c'era prima, alla riflessione, cioè dire, cerchiamo sempre di migliorare i nostri insegnamenti. E questa è un'idea abbastanza nuova. Attraverso la scienza, cioè la scienza non ha un valore in se stesso, non ha un valore perché non è segreto di Stato, perché molto spesso non frega niente a nessuno questa cosa, ma se comporta in, come dire, attività della nostra vita diventa importante ed è fondamentale perché oggi scienza e tecnologia, come dire, sono, no, fan parte della nostra vita quotidiana. Potete leggere questo qua, l'obiettivo è aumentare l'efficacia dell'insegnante, cioè l'insegnante deve riuscire a, e poi il professore il progetto Profile da questo punto di vista è unico perché coinvolge studenti e usa il metodo Inquire, perché mi era stato proposto da Jacques Rocard, ma come dire, si è finalizzato a se stesso e con un'altra cosa che non è, che come dire, risolve il mondo. Cioè l'idea è sviluppare le capacità, diciamo, scientifiche, umanistiche, ma anche la persona, va bene? Per cui, e questo che ho detto prima, poi educare per mezzo della scienza e poi vedere il modello che sta. Le idee fondamentali, queste sono qua, le due forme, lo sviluppo professionale continuo e il coinvolgimento di questo. Le strategie sono ragionamento e apprendimento visibile, argomentazione socio-scientifica, le ultime cose che ho detto. Voi non lo sapete, qualcuno invece degli insegnanti lo sa, in media e anche alla superiore, la scuola italiana, molto spesso non è di quelle che valgono, abbiamo però una scuola, ce ne sono altre come anche la vostra scuola a livello secondo me di eccellenza, la scuola dell'infanzia di Reggio Emilia da Diana viene studiata all'estero. Io ho un libro in inglese uscito a maggio di quest'anno, non ricordo, che ha il titolo Apprendimento visibile, scuole che nel mondo seguono, come dire, il modello, se non ricordo, di Reggio Emilia. Va bene, questa è una scuola materna, tanti anni fa, 20 anni fa, il dirigente ha chiesto ai ricercatori del progetto Zero di Harvard un'idea per migliorare la socialità, ma anche l'apprendimento di questi bambini. E l'idea è questa qua, apprendimento visibile, va bene? Noi parliamo anche del apprendimento e del ragionamento visibile. Torniamo a quel volume che vi ho detto, si aspetta molto dai propri studenti, insegnante, crea un ambiente di apprendimento potente, diciamo, importante per gli studenti e vabbè, tra gli studenti di maturità.
studenti, questi sono arrivati bambini all'elementare che vanno ad acquistare la farina per un progetto che si chiama la pizza, no la pizza scusa, la biscotti, e così via. Ci sono questi sotto, è la fiera della scienza che fanno oggi, quindi sono a Osimo, in una cittadina vicino ad Ancona, e quest'anno per la terza volta gli insegnanti del progetto hanno fatto questa fiera in piazza e hanno coinvolto molti. Al mattino fanno una fine delle scuole, al pomeriggio tutta la città, e ci sono dai 5, 3, anche prima, non mi ricordo che era fino agli 85 anni, perché c'è una foto di due signore che insomma. E ecco, per esempio, una insegnante elementare ha detto: ma sai che uno dei miei bambini è rimasto così stupito da i giochini di chimica, che ha detto da grande voglio studiare chimica. Voi sapete che adesso è quello che voi dire, io vi dico, non è fra le domande, è quello che ho fatto. Queste sono altre cose. Ecco, questa è un'idea, per esempio, di apprendimento visibile. Gli hanno fatto fare i biscotti vanno usati, per esempio, per le frazioni, che è una cosa molto difficile da poter insegnare, le divisioni di tutto, bisogna fare questi segnini, mostrare il loro, come dire, quello che facevano, queste erano una masse. Ecco, questo progetto vuole sviluppare l'interesse degli studenti, vedete questi sono studenti che si impegnano, e l'entusiasmo dei professori.